Presentata oggi a Sant'Angelo in Lizzola la nuova maglia Special ID della Megabox Vallefoglia, una divisa che accompagnerà il precampionato della squadra di Vallefoglia e che rappresenta il territorio. Una maglia che avrà due colori, una maglia bianca per i liberi e una maglia verde invece per le altre giocatrici. In attesa del debutto in campionato che avverrà il 10 di ottobre in trasferta contro Conegliano. Il debutto che ci aspettavamo contro la squadra più forte del mondo sicuramente sarà un test magari improponibile, ecco, per giocare una partita di pallavolo, però anche andarci a giocare è già una grossa soddisfazione, una grossa emozione. Giocare con la squadra più forte del mondo non è che capita a tutti, ecco. Noi quest'anno lo facciamo, quindi è un merito di tutta la squadra, di tutti chi ha lavorato in questo progetto e anche la mia soddisfazione. Se lo sarebbe mai aspettato un giorno di essere presidente di una squadra che avrebbe militato in Serie A? Non nel tempo così veloce, era un progetto che ambito, che mi sarebbe piaciuto molto, però ecco, abbiamo accelerato tanto, ma non sono dispiaciuto di questo, perché comunque non si possono programmare più di tanto gli eventi, ecco. È capitato, siamo contenti, cerchiamo di mettere a punto le inefficienze che magari abbiamo avuto qualcosa nel prossimo futuro per rafforzarci e strutturarci per continuare queste stagioni nei massimi campionati. L'orgoglio è un orgoglio veramente importante, straordinario, perché ovviamente non solo per le ragazze ma anche per Vallefoglia, perché portano sulla maglia il nome della città di Vallefoglia e per noi, diciamo, Vallefoglia in Serie A è un messaggio importante, importante per l'economia di questo territorio, di questa città, ed è un messaggio anche di positività. Usciamo da un periodo difficile, saper giocare, saper vincere e saper stare in Serie A per noi è una cosa di grande buon auspicio. La grafica della maglia, la città è di recente costituzione, quindi si è voluto un attimino non dare una propria identità specifica come è stato fatto nel basket di recente con Pesaro, ma essendo, diciamo, principalmente un comune con più entità, abbiamo voluto semplificare al massimo perché rischiavamo di fare tante, tante cose, quindi abbiamo giocato su il nome Vallefoglia. Quindi Vallefoglia abbinato a quello che è il concetto di tigre, che è un po' la parte grafica che identifica sempre più la squadra di pallavolo della Megavolley.